Presidente, allora lei ha parlato dell'equilibrio tra le parti, come le aziende possono assicurare al consumatore trasparenza e qualità? Sì, soprattutto noi abbiamo fatto questa scelta della qualità. La qualità insita nel prezzo e soprattutto nell'informazione che ogni azienda deve dare al proprio utente, al proprio mercato. E valorizziamo in particolare come ADOC il ruolo dell'autorità. L'autorità deve essere un fatto sì di controllo e soprattutto di sanzione, ma anche di indirizzo del percorso. E su un tema come questo dell'energia, come è successo a suo tempo per le comunicazioni e delle telecomunicazioni, il fatto del controllo e dell'indirizzo passa attraverso un risparmio energetico, una miglior qualità dell'uso dell'energia. E questo è un fatto importante. Io sono d'accordo col professor Carbone quando dice noi dobbiamo valorizzare alcuni nuovi strumenti. Bonus. Abbiamo 4 milioni di utenti in Italia che non sono informati su un diritto fondamentale. Quando una famiglia ha un reddito basso oltre i 7.000 euro, entro i 7.500, o una famiglia numerosa entro i 20.000, ha diritto ad uno sconto per quanto riguarda servizi energetici di qualità. Oggi uno su tre italiano non è informato di questa cosa e questo è un segnale importante di quanto le associazioni dei consumatori, gli operatori nel comparto energetico, le autorità possono fare, ma soprattutto il governo dando indirizzi di sviluppo utilizzando un'energia che dà qualità e non diminuisce i costi ma dà più servizi. La morosità è un fenomeno in aumento. Sull'ipotesi paventata di una blacklist nella telefonia come nell'energia, qual è la posizione di ADOC? Noi siamo, non per principio contrari, ma siamo molto prudenti. Primo perché abbiamo poca fiducia sulla realtà del recupero crediti dopo, ma soprattutto perché è possibile fare educazione, azione pedagogica e chiediamo alle aziende di mettersi in regola perché molto spesso un utente diventa moroso perché non gli arriva la bolletta in tempo utile. E non la prima, ma la seconda e la terza, questo è il dato che abbiamo riscontrato come ADOC. Quindi il call center è importante se fa dialogare l'intero corpo dell'azienda con l'utente. In questo caso la morosità diminuirebbe di moltissimo e soprattutto metterebbe in condizione l'utente di pagare, perché l'italiano è un cittadino, a mio avviso, perfetto, che a volte vuol pagare ma viene ostacolato in questo tipo di esercizio di civiltà. Questo è il dato drammatico che come ADOC denunciamo.